Salve e ben ritornati qui sulla rubrica Vivere Verde. Oggi parleremo di una pianta tipicamente autunnale, una pianta che non è originaria qua dell'Italia, ma una pianta che proviene da lontano. È conosciuta come loto del Giappone, loti oppure diospiro, ma noi qui in Italia la conosciamo come kaki o kako. E ne parleremo dopo la sigla. Parliamo della coltivazione. Il kaki sicuramente predilige terreni freschi, in ambiente dove il sole batte quasi tutto il giorno. Visto che ci stiamo avvicinando alla stagione invernale, anche se non si direbbe, il kaki comunque ha una buona resistenza alle basse temperature. L'unica cosa che bisogna un po' prestare attenzione sicuramente sono le giovani piante, quindi piante di 1 o 2 anni, che comunque hanno i rami ancora molto molto fragili. Quello che potrebbe dar fastidio sia al kaki sono le gelate tardive, e questo ne precluderebbe un po' la nuova vegetazione. Sicuramente non è una pianta che necessita di molto nutrimento, possiamo semplicemente apportare della sostanza organica miscelando del compost, del letame durante la piantumazione. E a proposito di questo andiamo a vedere come si pianta il kaki. Per effettuare un buon impianto comunque è bene effettuare una bella buca di una profondità di circa 50-60 cm, una circonferenza che può andare sempre sulle 50-60 cm. La forma di allevamento per un frutteto familiare è consigliata il vaso, una forma vaso, non necessitando di molto nutrimento. Le concimazioni si possono limitare a delle concimazioni azotate nel periodo primaverile. Questo aiuta sicuramente alla vegetazione, alla parte verde della pianta. Ultimi due consigli per la piantumazione: sicuramente per la messa a dimora l'ideale sono i mesi invernali, quando la pianta è ferma, e la pianta di kaki non necessita di molta acqua perché resiste bene alla siccità, e quindi anche durante il periodo estivo le irrigazioni non devono essere frequenti, in modo tale da non far poi morire la pianta per asfissia radicale. Prima di parlare del sesto d'impianto, comunque volevo dirvi che per qualsiasi informazione potete contattarci sulla nostra email info@vivaespallacci.com oppure visitare il sito piantedafrutto.com, dove potete trovare i nostri recapiti telefonici. E adesso invece vi faccio scoprire quali sono il sesto d'impianto e le forme di allevamento. Per terreni mediamente fertili possiamo attuare una forma di allevamento a palmetta, che comunque richiede meno spazio, quindi siamo sui 3-4 metri tra le piante, mentre invece per terreni fertili possiamo attuare forme di allevamento a piramide che richiedono maggior spazio, quindi andiamo sui 4-5 metri tra le piante e 5 metri sulla fila. E con questo concludo qui questo video. Noi ci vediamo nella prossima puntata, dove parleremo delle varietà di kaki e delle loro caratteristiche. Ci vediamo nel prossimo video.